L'azienda ha avuto un processo di trasformazione digitale importante, dovuto alla necessità di mercato e dovuto anche alla consapevolezza che senza determinati strumenti la strada era breve. La chiave di lettura della mia presentazione è: non pensiamo sempre che le cose che ad oggi funzionano potrebbero smettere di funzionare domani, cerchiamo di innovare, di informarci e di cercare di prevedere le mosse future del mercato. CP Company nasce nel 71 come Chester Perry, cambia nome nel 79 appunto in CP Company, ha un tragitto sempre legato al prodotto, alla Google Jacket e alla parte di Mille Miglia, sempre rimanendo focalizzata sul trattamento dei materiali e sul trattamento delle tinture, famosissima per il Garment Dyed, che è il tinto in capo. Questo progetto ci ha portato nel 2019 a creare il Bespoke Color Service, che è una tintura personalizzata fatta in partnership con Pantone, che consente all'utente finale di poter scegliere un colore tra lo spettro colore Pantone e far tingere la giacca appunto del colore preferito. Fare e-commerce è fare azienda. Le aziende sono composte da persone e di seguito vi presento quello che è l'organigramma per il reparto digital in CP Company. Come potete vedere è una struttura abbastanza articolata, una struttura composta da una parte tecnologica e di partnership con i diversi system integrator che gestiscono la parte di user experience, la parte di sviluppo front-end e back-end, l'integrazione e l'innovazione. La parte di e-commerce puro, quindi di vendita, che è gestita come un negozio fisico, la parte di sales, merchandising, il buying, la manutenzione del sito dal punto di vista di bug e i riassortimenti. Collegata subito la parte di logistica, customer service e cambi, e in ultimo la parte di content, dove investiamo diversi soldi in foto, in copie, descrizioni e in traduzioni, perché appunto abbiamo il sito tradotto in 7 lingue. A seguire la parte di digital advertising, importantissima, social media, e la parte un po' più noiosa è legata al legal, dove il GDPR svolge un ruolo abbastanza importante. Un nuovo ingresso dato dalla WCAG, che è un limite di accessibilità in America per le persone affette da disabilità visive, e una parte di legal support generale. Come abbiamo costruito la nostra infrastruttura tecnologica in CP Company negli anni? Abbiamo basato la struttura su una gestione di magazzini separati. La caratteristica della piattaforma che ci supporta, in questo caso Kumo, e che ci consente di avere il multimagazzino, come presentato prima da Anastasia, una parte di catalogo prodotti condiviso, quindi tutte le nazioni utilizzano lo stesso catalogo. La stessa cosa vale per la customer list. La content library è a disposizione di tutti gli stati. Abbiamo da una parte l'e-commerce experience e da una parte l'omnichannel experience, dove abbiamo la parte di CRM, la parte di marketing automation e la parte di customer service collegate alla nostra piattaforma. La parte un po' più aziendale, gestita ed orchestrata dall'OMS, che è appunto un sistema di gestione dell'ordine che proviene dai marketplace, retail store, ed è connesso al VMS, che è il sistema di gestione magazzino, e ai corrieri. Tutto questo viene riportato all'interno dell'ERP aziendale, e all'interno dell'ERP aziendale troviamo due sottoinsiemi che sono dati dal PIM e dal DAM. L'ultima parte è dedicata a quella di CRM e loyalty. Al giorno d'oggi si parla tanto di customer journey. Io sono partito con questi tre ecosistemi, che uno è relativo alla customer experience, quella della relazione, dove cosa e come dialoghiamo con il cliente, possiamo avere diversi tone of voice, diversi punti di contatto, e in ultimo la parte di loyalty. La loyalty aumenta la soddisfazione del cliente, perché il cliente si sente al centro della famiglia CP Company, si sente considerato, va a aumentare le opportunità commerciali all'interno del calendario che andremo poi a vedere, va a fare un'ottimizzazione dei costi e per noi che siamo un brand ci aiuta a incrementare l'advocacy del cliente, quindi la consapevolezza e il valore del brand basato anche sul passaparola tra di loro. Usiamo 4 calendari in azienda. Abbiamo una customer agenda, che è data dal life cycle dell'utente, un esempio dato dal compleanno, una parte di regional agenda, quindi per le occasioni speciali in loco, mi viene da pensare al nominato prima, il single day, una parte di brand agenda collegata a tutti quelli che sono i nostri eventi, quindi il lancio di una nuova campagna per esempio, e della product agenda. Siamo un'azienda focalizzata sul prodotto, abbiamo tanto da dire e dobbiamo comunicare ogni singolo drop con ogni singola descrizione di prodotto. Il cliente segue una curva
si parte da prospect, new customer, lo leghiamo a un programma di loyalty, torna dormiente e piano piano cerchiamo di ringaggiarlo su una fase di un nuovo acquisto. Due sistemi di touch point diretti tramite mail, una parte di newsletter, come vi dicevo prima, più redazionale e più di brand. KPI da tenere sott'occhio, questo è un consiglio che posso darvi, possono essere applicati e scalabili su tutte le dimensioni. L'open rate, quanto la nostra mail viene aperto, il CTR, che è dato dalle interazioni fratto le impression, conversion rate, quindi su quanti ordini, sulle sessioni, e il delivery rate, quanto è sano il nostro database e a quante persone viene consegnato correttamente la mail. Questa è una piccola roadmap su quello che stiamo facendo. Siamo partiti da un'unificazione del customer profile che ci ha visto un grande assessment da parte del GDPR per capire la bontà dei dati e sul fatto se li potessimo detenere o meno, fino ad arrivare a dei sistemi avanzati, intelligenza artificiale e intelligenza predittiva, che aiutano molto in fase di consigliati suggeriti per te, per aiutarci nella fase di cross-selling e aumento del carrello medio. Concludo citando questi che per me sono i quattro punti trattati nella presentazione fondamentali, e sono la rilevanza delle risorse umane all'interno dell'azienda e l'organizzazione del team, la rilevanza della technical architecture, quindi quanto è importante coinvolgere i reparti IT nelle aziende per mettere su una piattaforma che funzioni, il valore intangibile di cui si parlava prima dei dati dei nostri clienti e dei dati comportamentali, sono l'asset più importante se si vuole fare digital e-commerce, e in ultimo la parte di sviluppo di user experience e user interaction, che deve essere continuamente sviluppata e continuamente testata per raggiungere i successi. Vi ringrazio.